Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere come pulire i barattoli che ho utilizzato per impastare, i barattoli o attrezzi o ciotoli che ho utilizzato sia per impastare che per andare a riporre la mia pasta madre. In pratica mi trovo in questa situazione con tutte le mie ciotole, i miei barattoli della pasta madre, questo è un barattolo che uso nella pasta madre, appiccicati, no? Quindi faccio seccare la mia ciotola, la pulisco, la rasto, eccetera, eccetera, però tutti questi, insomma, queste cose che io utilizzo esclusivamente per il lievito madre, li vado a lavare soltanto con dell'acqua. E cosa mi serve? Mi serve una spazzola, io ho questa solo per loro, e mi trovo molto meglio appunto riguardo a una spugnetta, uno perché così le tengo separate, due perché poi vado proprio a pulire sotto l'acqua calda tutto quello che mi serve per impastare e per la mia pasta madre. Quindi faccio la mia bacinella, insomma, del lavandino con dell'acqua calda e vi metto dentro le cose e le spazzole, poi le risciacquo e le metto ad asciugare. Questo è molto importante perché tutto quello che si utilizza per il lievito madre non andrebbe, e soprattutto le plastiche che assorbono molto gli odori e difficilmente sulla plastica e il detersivo dei piatti si riesce a togliere, cioè devi veramente sprecare tantissima acqua. Considerato che la pasta madre o la ciotola dove sono andata a fare un pane chiaramente sono praticamente puliti, quindi io per evitare appunto questi odori, queste contaminazioni con i detersivi, vado a lavare con acqua calda, molto calda, quindi attenzione a non scottarvi le mani, utilizzo una spatolina per poi andare a pulire i miei contenitori. Detto ciò, con oggi è tutto, ma prima di salutarvi vi ricordo che nella descrizione sotto al video trovate i link ai miei social, a tutti gli attrezzi che utilizzo normalmente, abitualmente, e ai miei libri. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al mio canale YouTube. Vi abbraccio e ci vediamo al prossimo video.